Beh, allora sei sveglio. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Ok, perché? Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so, volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì, è mio. E tua moglie non era, Beth? No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché. Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora non merita di finire appeso a una corda. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? Ma rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì, per arrivare a Reno. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. Ah, e devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Santiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna, dico a St. John. Ehi, Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Sai, forse non è. Devo tornare a Lost Lake, verso nord. Devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike. Posso salvare Sarah. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Mi dispiace, Sarah. Mi dispiace. Ma io non mi arrendo. Troverò il modo. Tornerò a prenderti, lo giuro su Dio. Tornerò da te. Devo andare a nord, seguire la... Santi, amore è libera, sì. La via più diretta. Presidio, merda. Questo non c'era prima. Posso girarlo. Andiamo. Sono ferito. Era ora.
usarle. Sono finiti, eh? Dove vi siete cacciati tutti? Già, come immaginavo. Resisti, Bose. Arriva. Farò strada un botto alla volta. Mi attende una bella sorpresa. Grazie.
del vecchio presidio della Nero. Passerò senza. Hey, Sergio! Sparate a quel bastardo! Il traditore, uccidiamolo! Cazzo di merda, levatevi di mezzo! Forza, figli di Troia! Boozer, mi senti? Rispondi. Boozer, dai! Nick, sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti! Boozer! Nick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione, su! Attenti! Sto arrivando, Boozer, ci sono quasi! Schizzo! Schizzo è lì, Boozer! Ti sta cercando! Dal cancello! Su, avanti! Che venga, Nick. Lascia che venga. Musa! Giù! Ricky! Lost Lake, rispondete! Ricky! Iron Mike, rispondete! Se ne vanno! È fatta! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo aglio! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sì, io... non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok. Ok. Che notizia. Che notizia. Ma voglio conoscerla. Deve essere... eccezionale. Se è sopravvissuta... come la mia Elizabeth. Okay. Okay. Tieni, Mike. Mike. Mike, prendi questo. No, no, non la voglio. Basta. Ecco, tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No, 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 insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Mi sbagliavo, io mi sbagliavo. No, mi sbagliavo. Fai tutto il possibile.
proteggere il campo. Ricky. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. Non è semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui. E come ha sempre fatto, lo voleva convincere. Ma... ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... beh, ne rimangono altri. Molti altri. Io li ho visti. Sono stato al loro campo. E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima... Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene, allora vai. No, io non voglio scappare, senti. Ok, di a Boozer di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, sì, sì, ci servirà un camion, grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì. E potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece Sara? Beh, lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Mm-hmm. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Come procede? Stai indietro. Ehi, Dick. Ehi. Questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca. Credi funzioni? Vediamo subito. Ok.
Sì, fa alla grande. Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Picchiamo appena ho fatto. Ok. Qual è il piano? Possiamo recuperare tutto il fertilizzante che ci serve al range di Iron Butte. Al range di Iron Butte? Sì, voglio dire. Penso che a Jesse e ai suoi ripugnanti serva ancora. Una volta era un campo da golf. Ecco ancora una zona con attrezzi, tosa erba. Fertilizzante. Giustissimo. Beh, sto andando lì ora. Quando la via sarà libera, chiamerò te e Ricky per portare il camion. Ricevuto, fratello. Qui, Boozer, chiudo. Una banda di assassini e vagabondi. Questi sparano senza troppe domande. Rick, ci sei? Sì, certo, Ricky, ci sono. Volevo solo dirti grazie per essere tornato ad aiutarci. Mi spiace solo che fosse troppo tardi. No. Fermeremo Schizzo. Ci riusciremo, per... Esatto, lo fermeremo. E devi sapere che mi spiace per tua... per Sara. Posso solo immaginare cosa stai provando. Perdere una persona due volte a quel modo. Ehi, non l'ho ancora persa. Stiamo costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è bello riaverti tra noi. Lost Lake ha bisogno di te. Ehi, Ricky. Ah, non è stata colpa sua. Di Iron Mike. Intendo, lui ha fatto quello che riteneva giusto. Lo so. Ricky, chiudo. Eccoti, fratello. Ascolta, io ho provato a impedirlo, sul serio. Che sparassero ad Iron Mike. Non volevo che finisse così, fratello. Capitano, il colonnello vuole parlarle immediatamente. Sì, sì, bene, di che sto arrivando. Capitano, ti hai tradito per meritare una promozione. Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi. Non sono tuo fratello, Schizzo. Ok, volevo che sapessi che quando Guri ti ha liberato, il colonnello è impazzito. Ha pensato che fosse coinvolta, è uscito di testa. Se l'è presa con Whittaker, stava per ucciderla, Dick. Dick! Sì, ti ascolto. Ma io l'ho fermato, Dick. L'ho fermato. Gli ho detto che quel veleno su cui sta lavorando potrebbe servire ad altro, oltre che ad uccidere i furiosi. Metti caso di trovare un campo nemico con una bella riserva idrica. Magari versare un gallone di cicuta lì dentro potrebbe risolvere un mucchio di problemi. E insomma, al colonnello l'idea è piaciuta. Per cui mi ha messo al comando dell'arca, perché la protegga. Ora lei fa rapporto a me. Cosa cazzo vuoi, Schizzo? Fratello, volevo solo avvisarti. Stanno arrivando. Non posso fermarli. Stanno arrivando e stavolta il colonnello andrà fino in fondo. Beh, faccia pure. Non fuggiremo. E quando sarà qui stavolta, troverà l'accoglienza che merita. Ehi, Dick. Capitano, il colonnello aspetta. Arrivo, cazzo! Sparisci! Ehi, Dick, ascolta, io devo andare. Ma porterò i tuoi saluti al tenente Whittaker. Capitano Sarkozy, chiudo. Vaffanculo, Schizzo. L'ho aperto. Un'orta. Devo toglierli di mezzo prima che arrivi Ricky, altrimenti ce li trascinerà addosso. Ehi, Boozer, di a Ricky che servirà tempo. C'è un terreno di caccia dell'orda davanti a noi. Vuoi che io e Ricky andiamo lì? Ti serve aiuto? No! Ho già imparato sulla mia pelle che è meglio affrontarli da solo. Altrimenti ce li spingiamo addosso a vicenda. Sì, ok, va bene. Tra l'altro, Ricky dice che... insomma, ora sei a capo della sicurezza, giusto? Quindi non dovresti, non so, restare al campo? Lucidare il distintivo, dare ordini, cazzate così? Ah, giusto. Ho dimenticato di chiedere a Mike un distintivo. E comunque, ora che Mike non c'è più... potrebbero scegliere qualcun altro e rimandarmi a strappare il patch. Ne dubito. Ehi, non che sia un problema, ma... fammi sapere quando sei pronto. Ricky scalpita per entrare in scena. Boozer, chiudo.
Così dovrebbe andare. Thank you.
niente! Amico mio, abbiamo finito! Gesù! Boozer, ci sei? Via libera! Puoi dire a Ricky di portare il camion. Ricevuto. Ehi, Dick, abbiamo una sorpresa per te, fratello. Ah, grandioso. Davvero, non vedo l'ora. Dico, chiudo. Ehi! Mi serve... Quello cos'è? Un regalo di Ricky. Per la moto è presto. Ma posso cambiare marcia su un camion. Wow. Puoi fermarti lì? Ok. Bene! Dovrebbe andare! Ok, cosa manca? Il creosoto. Ti chiamo quando sono pronto. E dove li trovi 100 galloni di creosoto? Non lo vuoi sapere. Ah!
qui. Ah, Dio. Cazzo, Dick! Mi sono perso il meglio. Già, la prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Okay. E Boozer, guida con prudenza. Cosa credi? Che mi faccia saltare in aria?